Come avete certamente intuito, siamo in Giappone. Questo è l'ingresso di Togo Studio, che hanno su Cinecittà un primato, se non di gloria, per uno di anzianità. Sono stati creati nel 1932 e quindi battono di 5 anni la costruzione di Cinecittà. È uno studio mitico perché ovviamente ci hanno lavorato grandissimi registi del cinema giapponese, il cinema che ci ha fatto innamorare tutti. Kurosawa ha fatto moltissimi dei suoi interni, li ha realizzati qua. Avete visto su questa parete, dietro di me, c'è questa grande immagine del famosissimo Sette Samurai. Sono qui per fare un film di Barbara Schroeder, notizie rapidissime, è il settimo film che faccio con questo grande regista. E vi mando un saluto, occupatissimo dagli interminabili meeting che precedono ogni suo film, ed ogni film fatto non da noi in Italia, dove i meeting sono molto brevi e decidiamo più forse più rapidamente. Sono qui per dire due parole, oltre il saluto, due parole del film L'amour caché, un film che ho fatto con grandissimo piacere, che mi ha dato modo di incontrare un bel numero di professionisti, di amici, di persone con le quali non avevo mai lavorato, le attrici mitiche, Greta Scacchi e Isabelle Huppert, che ho sempre ammirato, il produttore il cui nome fa la storia del cinema italiano, come famiglia naturalmente, e io gli auguro naturalmente di seguire le tracce di questo grande padre che è Cristaldi, Massimo Cristaldi, un produttore americano molto intraprendente, molto talentoso devo dire, che è anche un regista, Mark Hammond, una produzione lussemburghese dell'amico Rotunno, che non ha niente a che vedere con il gran altro per l'amico Rotunno Giuseppe, che ci ha seguiti per le riprese lussemburghese. È un regista che conoscevo soltanto di nome, del quale avevo visto le serie televisive che hanno divertito molto, e ho scoperto un regista di notevole talento, di grandissima professionalità. Parlo di Alessandro Capone, con il quale naturalmente spero di fare altre cose. Il film è stata una splendida occasione dal punto di vista anche visivo, perché è una storia molto drammatica in cui dovevamo differenziare i vari momenti della storia. Il film ha anche usufruito delle ultimissime tecniche di elaborazione numerica successiva, che è veramente un'arma in più nelle mani appunto di coloro che fanno film. In questo senso Proxima è stata di grande aiuto, con Red, il famoso Red, il mitico Red, e con Fabrizio Storaro, che sono prestati perché il risultato fosse quello più, secondo Capone, secondo noi, insomma tutti, il più giusto possibile. Credo che sia anche una lezione dal punto di vista produttivo. Abbiamo bisogno di coproduzioni, non se ne fanno molte, prima se ne facevano. Finalmente questo è un film europeo, c'è buona speranza, cioè io non sono certamente all'inizio della mia carriera, ma questo è un film che dà speranza. Buona visione e buona conferenza stampa. Arrivederci. L'altro premio assegnato che mi compete introdurre è molto più corto, anche perché è stato fatto proprio all'ultimo istante, è nato questa notte, perché mi sarebbe davvero potuto essere con noi, sta girando un film in Cambogia, fino all'ultimo si è pensato che i tempi di lavorazione la liberassero, speriamo che ci raggiunga per la fine in futuro, ma comunque almeno voleva essere brevemente con noi, spero che possiamo chiudere questo incontro, credo, possiamo che sia per la stanza del quale programma di conferenza stampa con il saluto di Isabel Terra. Grazie. Io vedo ansia, però l'agenzia. Hello.
Also, good evening for you. The reason why I can't be here there with you tonight is because I'm now in Cambodia, where I'm doing this film with this great Cambodian director, Ricky Phan, in this beautiful environment, as you can see. And of course, I wish I could have been with you tonight and be able to screen the film with you and be able to say hello to you, other than through the lens. And I wish I could have been with Alessandro Capone and Melanie Laurent and Massimo Cristalli, and to say how much I like doing this film and how much I enjoy the subject matter of the film, even though it's not an easy one, of course. It's a hard subject matter, but in a way, I think it ends up with a sort of touch of hope and beauty. So, tanti auguri a voi al festival e spero di essere con voi forse la prossima anno. Good luck for the screening. Bye bye. No, per il prossimo anno, eh? Grazie per la professione, grazie di essere stato con noi.